Buongiorno a tutti e benvenuti al nostro secondo caso clinico. Impariamo dai casi clinici Liguria, il secondo caso clinico sull'argomento trombosi. Questa volta il caso clinico ci viene presentato dagli amici colleghi di Petra Ligure. Anna Bovero è già pronta. Ci ricorda come purtroppo spesso le patologie rare, difficili da controllare, capita spesso di doverle affrontare in momenti difficili come il sabato e la domenica, quando specialisti e colleghi sono assenti, bisogna arrangiarci da soli. Quella è una cosa che noi internisti forse abbiamo imparato a fare nella nostra esperienza, che comunque è un'arte che spesso è molto utile. Quindi oggi ci insegnerai un pochettino come districarci su una patologia complessa che non anticipo e che comunque tu ci presenterete con tre casi clinici, mi sembra di aver capito. Quindi Anna, ti do direttamente la parola, presentaci i tuoi correlatori e via, si parte. Ok, allora innanzitutto presento i miei correlatori, che sono il dottor Matteo Rubino, che è un nostro nuovo giovane collega, nuovo socio Fadoi, e il dottor Alberto Garrone, che si occupa di, insomma, coagulazione nel nostro reparto e quindi ci spiegherà poi un po' quello che abbiamo fatto, giusto, sbagliato, che cosa fare in alcune situazioni. Partiamo con la presentazione. Gli esami della coagulazione, o meglio l'emocromo, spesso è alterato e succedono le cose più strane sempre nei weekend. E sarà davvero quello che sembra? Sarà qualcosa di difficile? Poi perché sempre di sabato e di domenica, quando non sappiamo, insomma, che cosa fare, quando non abbiamo strumenti diagnostici? Il primo caso lo presento io ed è quello un po' più così polemico, un po' più ci fa riflettere, ecco. In un bel pomeriggio di sabato, il pronto soccorso accede una donna, la signora Enza, ha 55 anni, e entra perché ha la febbre, cade a terra e viene portata in pronto soccorso. Non ci riferisce un granché di anamnesi, dice che ha, insomma, sindrome depressiva, ha avuto qualche attacco di panico. In realtà, insomma, fa l'acido valproico, forse un po' più che un attacco di panico. Dice che si sente stanca da molto tempo, ma insomma anche un po' strana nel modo in cui si rapporta col collega del pronto, non sembra proprio orientatissima. Non fa esami da almeno 10 anni, quindi non abbiamo precedenti su cui basarci. Il collega del pronto comincia a visitarla e insomma è febbrile, 39,4, desatura, insomma 90-91 in aria ambiente, elementi ipotesa, vigile però, è piuttosto confusa, molto pallida all'esame obiettivo. Visitandola non ci sono deficit neurologici, non si sente nulla al torace, ha un po' di dolenzia all'eniaddome di destra, senza però difesa, senza insomma segni di un addome acuto in questo momento. Ovviamente il collega del pronto parte facendo gli esami ematici, la routine classica del pronto soccorso, e si trova di fronte a degli esami insomma piuttosto complicati. 5.000 bianchi, ma 5 di emoglobina, MCV 118 a 86.000 piastrine. La coagulazione non è perfetta, un PT lievemente allungato, un INR di 1,52, un APTT fibrinogeno, comunque non altissimo il fibrinogeno, ma non consumato neppure, l'idimero 1200, la funzione renale regge abbastanza, quello che colpisce ovviamente il collega del pronto è il minimo danno GOT e GPT, ma 4300 di LDH e una bilirubina di 2,4 a prevalenza indiretta. L'indice di flogosi è un 40 di proteina C, quindi comunque un minimo di flogosi c'è. Collega si trova di fronte quindi a una paziente che ha una severa anemizzazione, una piastrinopenia, un LDH elevato e ha segni di emolisi a quel che sembra a prima vista. E chiede degli esami aggiuntivi, chiede un'aptoglobina, chiede un test di Coombs, manda la richiesta al trasfusionale, comunque 5 di emoglobina è poco, per la prova crociata per delle mazze concentrate. Fa il tampone COVID che è negativo, siamo ancora in periodo COVID, ma non c'ha questa patologia. Pensa di trovarsi, diciamo, nell'ambito delle emolisi, delle patologie dell'anemia emolitica autoimmune, quantomeno, nel primo capitolo. In realtà, quando arrivano gli esami, allora l'aptoglobina è consumata, 0,05. Il test di Coombs è negativo, ma il laboratorio segnala la presenza di schistociti.
Allora, su questo faccio una premessa: spessissimo sui nostri esami gli schistociti sono presenti. Ci viene detto presenza di schistociti, non ci dicono in che numero, non ci dicono quanti, forse proprio quasi per un difetto del meccanismo di trasporto, non, perché sono veramente tanto frequenti. Però la situazione cambia e il collega del trasfusionale, il signor Bertale Sacche, dice: ma forse non è un'emolisi, forse è una porpora trombotica trombocitopenica. Sabato pomeriggio, sono le 6 di sera, siamo un po' in difficoltà. Comunque si decide, questo in pronto soccorso, di iniziare terapia trattando come una porpora trombotica trombocitopenica, quindi caplacizumab IV, trasfusione di plasma e di emazie, e programmare per il giorno successivo la feresi, inviando il prima possibile l'ADAMS 13, che però non viene fatto nel nostro ospedale, quindi deve essere mandato a Genova al San Martino. Sono le 8:30 di sera, di guardia c'è il fisiatra e quindi anche appoggiarla a noi diventa difficile, visto che la paziente non è proprio brillante, non si sa che fare, la paziente viene inviata in rianimazione. In rianimazione alle 10:30 di sera la paziente è disorientata e confusa, tachipnoica, lievemente ipossica e febbrile, esegue ovviamente tutti i colturali su sangue, su urine, è pallida, presenta delle petecchie diffuse sul corpo, imposta terapia antibiotica, idratazione, steroide, fa la fiala, come è stato detto, di caplacizumab IV, plasma ed emazie, e posiziona un CVC da dialisi in vena femorale per la feresi del giorno successivo. Il giorno successivo sostanzialmente la situazione non è variata, clinicamente un po' migliorata, è migliorata l'emoglobina perché ha trasfuso, le piastrine in realtà sono scese, la coagulazione col plasma si è praticamente normalizzata, l'RDH è sceso, sono nettamente aumentati gli indici di Flogs. E viene chiamato l'internista la domenica mattina che dice: sì, possibile anemia microangiopatica, però mancano ovviamente dei dati in questo momento, ormai abbiamo iniziato il caplacizumab, abbiamo predisposto per la feresi. Confermiamo di inviare appena possibile a Genova il dosaggio dell'ADAM 13, che parte immediatamente, ADAM 13 inibitore, ma di mandare anche folati B12 ed iniziare comunque un supplemento di B12 e poi cercare eventuali foci settici con TAC, insomma, per la febbre. Quindi la paziente va, fa la prima feresi, scambia 3.000 di plasma, fa il suo caplacizumab a seguire, nel pomeriggio sta anche un filino meglio, meno febbre, più orientata, e fa la TAC. La TAC in realtà mostra sia un quadro di polmonite con degli addensamenti parenchimali disventilatori bilaterali, sia una colecisti che non è bellissima, distesa, con un minimo versamento e con litiasi. Per cui la paziente prosegue questa terapia fino a lunedì, finalmente arriva lunedì mattina e quindi siamo tutti presenti, viene inviata praticamente subito a fare la feresi con degli esami stabili, ma nel frattempo succede che immediatamente Genova ci chiama dicendoti che l'ADAM 13 è nella norma. E arriviamo a mezzogiorno, dove ci arriva invece il dosaggio della B12, perché in urgenza non va nel sabato e nella domenica, quindi viene fatto partire lunedì mattina e la signora ha 45 di B12. E quindi la domanda è: che cosa abbiamo fatto? Nel senso che, riassumendo, noi abbiamo avuto una paziente con una anemia macrocitica dall'inizio, un quadro settico, una colecistite, una polmonite, era un'anemia da carenza di B12 perniciosa con un'emolisi intramidollare, una citopenia probabilmente aggravata dalla sepsi in corso, che ha fatto steroide, aferesi, caplacizumab, con insomma un dispendio energetico ma anche costoso per la paziente, quando in realtà bastava un'integrazione di B12. Ci siamo ampiamente chiesti se abbiamo fatto bene o male a partire a strombattuto, a fare insomma tutta questa terapia, o non potevamo aspettare fino a lunedì e decidere successivamente. Ma pochi weekend dopo, sempre in un bel venerdì pomeriggio, arriva un'altra paziente. E questa volta lascio la parola al dottor Rubino, che ci introduce gli altri due casi, un po' più tipici, mettiamola così. Allora, anche qui stiamo parlando di una signora giovane di 44 anni, che in realtà viene inviata in pronto soccorso dal suo medico curante perché agli esami ematici c'è un riscontro di una trombocitopenia con 40.000 piastrine. Non fa nessuna terapia domiciliare, un'anamnesi patologica remota, muta. Nei giorni precedenti, diciamo, a questo accesso in pronto soccorso, era già andata in pronto soccorso per una sorta di turbo dell'eloquio e una dubbia parestesia con una deviazione della rima buccale, valutata dal neurologo in PS,
e un attacco encefalo che risultano sostanzialmente tutto negativo, la rimandano a casa con un trattamento con benzodiazepine, quindi trattata come uno stato ansioso. Tra l'altro, in sede di ricovero non eseguono prelievi ematici, che sono poi quelli che le lasciano da eseguire in dimissione, che poi lei esegue qualche giorno dopo, che vede il curante e la fa ricoverare per questa piastrinopenia. All'ingresso diciamo che clinicamente lei è vigile, 15 di Glasgow, non ha rumori patologici al torace, un addome completamente negativo, cuore ritmico, niente di particolare, non ha edemi. L'unica cosa che si evidenzia sulla cute è alcuni piccoli ematomi diffusi. Un RX negativo, un ECG, un ritmo sinusale, niente di particolare. Le eseguono appunto allora gli esami ematici in pronto soccorso, che sostanzialmente fanno vedere un emocromo con un'anemia normocromica e normocitica, e si conferma la piastrinopenia con 36.000 piastrine, una coagulazione sostanzialmente nella norma, e anche la biochimica, un rene a posto, un LDH. Non so se vi interessa, ma non so. Sì. Sentite? C'è un microfono sotto che... Ok, continua. Ok. E una creatinina sostanzialmente nella norma, un LDH lievemente mosso 400-420, indici di flogosi poco mossi 10 di PCR. Pertanto la ricoverano in medicina interna da noi per proseguire gli accertamenti di questa trombocitopenia. Il primo giorno è un festivo, un sabato ovviamente, esegue comunque qualche esame un pochino più di secondo livello, esegue il test di Coombs diretto e indiretto che risulta negativo, ripete, esegue l'aptoglobina che risulta indosabile, e sullo striscio di sangue anche in questo caso evidenza di schistociti. Bidoni cefalati in questo caso sono nella norma, pertanto si inviano subito i prelievi a San Martino di Genova per il dosaggio di Adams 13. Viene contattato il rianimatore, che attraverso poi anche la consulenza del centro trasfusionale si dispone subito per il posizionamento di un CVC da dialisi in femorale, e avvia appunto il plasma exchange a seguire la fiala di caplacizumab e lo steroide, un milligrammo pro chilo. Il giorno dopo lei ripete gli esami, cioè questo persiste diciamo l'anemia, mentre le piastrine cominciano un pochino a salire, si è un pochino sballata la coagulazione diciamo con la plasma exchange, l'aptoglobina comincia a diventare dosabile 0,4, per cui ripete diciamo il plasma exchange, trasfonde due sacche di emazia a seguire, dopo la plasma exchange sempre la sua fiala di caplacizumab sottocute. Terzo giorno, finalmente è un giorno feriale, per cui esegue degli esami diciamo un po' più completi con la routine. Nel frattempo le piastrine sono ritornate in range, l'elettroforesi nella norma, gli ioni sono nella norma, il TSH nella norma, esegue anche i markers oncologici che sono tutti negativi, e anche l'autoimmunità che risulta negativa ad eccezione degli ENA che risultano un pochino alterati, per cui lei rifà di nuovo tutta la sua plasma exchange. Durante la seduta si segnala appunto una reazione orticarioide diffusa, per cui le fanno un grammo di solumedrol e una fiala di trimeton, al termine la solita fiala di Tablivi. Il quarto giorno diciamo che le piastrine sono risalite in maniera importante, quindi siamo sul 237.000, la coagulazione è rientrata perfettamente nella norma, l'LDH è sceso, siamo di nuovo sui 163, per cui anche attraverso la consulenza del centro trasfusionale non si eseguono più plasma exchange, giunge al referto di Adams 13 che era 1,2, io non lo leggo perché ci siete voi davanti, ma 1,2%, pertanto prosegue per un mese il Cablivi sottocute e lo steroide un milligrammo pro chilo. La manteniamo per
qualche giorno per controllare un pochino gli esami, che sostanzialmente, nonostante il termine della plasma exchange, si mantengono stabili. L'LDH qua è 1168, non è 1061, c'è un errore, e per cui la dimettiamo e la lattoglobina torna dosabile, la dimettiamo appoggiata al nostro DH ematologico. La dimettiamo con una terapia con steroide 50 mg, che più o meno è un milligrammo pro chilo, perché era una donna a normo peso, il pantoprazolo come protezione, il cablivi, una fiala sottocute. Appoggiata in day hospital, esegue poi un attack total body qualche giorno dopo, che vede una trombosi non occludente delle, delle vene iliache comune destra e iliache esterna della femorale comune, che era sede, diciamo, del del CVC da dialisi dove, dove era stato messo, pertanto avvia poi anche una fiala di Arixtra sottocute. A distanza di poche settimane, in un bel pomeriggio di ottobre, stavolta un po' più autunnale, un'altra donna, questa volta cede al nosocomio, al pronto soccorso di Savona, una donna di 64 anni, che arriva in pronto soccorso per una comparsa di edemi declivi da circa una settimana, con un pochino di turbe della deambulazione riferite. Inoltre dice di essere un pochino stanca, di avere cefalea, lei porta degli esami in cui ha fatto recentemente una visita cardiologica per questi edemi, che va, va tutto bene. Lei è una paziente fumatrice con una storia di enfisema, un tremore essenziale, in terapia domiciliare con del misoline, della folina e dell'inderal. Anche lei all'ingresso è lucida, orientata, 15 di Glasgow, ha un pochino di succulenza agli arti inferiori, però niente di particolare, le fanno l'ECG che è sostanzialmente nella norma, fa l'attacco encefalo per questa intensa cefalea, per queste turbe della, della deambulazione, che risulta negativa, le fanno gli esami del sangue e anche qui si trovano davanti a un emocromo discretamente spaventoso, nel senso la signora ha un 5 di emoglobina, 9.000 piastrine, un MCV un pochino aumentato, una coagulazione nella norma e anche qua un LDH sparato a 1603 con una PCR sostanzialmente negativa. Test di Coombs diretto negativo, indiretto positivo, e lattoglobina risulta indosabile. Quindi cosa fanno in pronto soccorso? Le richiedono una sacca di piastrine, due di sangue, le avviano un pochino 40 di Urbason e le fanno fare uno striscio di sangue periferico che non dà niente di che, unicamente qualche eritroblasto. Pertanto la ricoverano in medicina. E in medicina, diciamo che il primo giorno ripete gli esami dopo che ha trasfuso la sacca di sangue, la sacca di piastrine, l'emoglobina è salita di poco, 5-8, e le piastrine sono sempre 20.000 con un LDH sparato. Al termine, diciamo, della seconda trasfusione di sacca di sangue c'è una comparsa di vomito e un'intensa cefalea che non risponde al paracetamolo, pertanto le fanno ripetere un attacco encefalo che risulta comunque negativa e anche lei avvia steroide 1 mg pro chilo e la protezione per lo stomaco. Il secondo giorno cambia un pochino la clinica, nel senso che l'emocromo si conferma 6,5 di emoglobina e le piastrine sono di nuovo un pochino in discesa a 13.000. C'è una piccola comparsa di tre piccoli ematomi a livello degli arti inferiori e di alcune petecchie a livello del palato. Pertanto da Savona inviano il prelievo dell'Adams 13 a San Martino, le fanno ripetere uno striscio di sangue che questa volta evidenzia gli schistociti, esegue appunto poi una valutazione del centro trasfusionale che dà indicazione appunto a fare una fiale di capacizumab e a seguire quattro sacche di plasma e due sacche di emazze concentrate, e in più concordano il trasferimento presso il nostro nosocomio in Santa Corona per la plasmaferesi, in quanto sostengono che il macchinario che sia presente a Santa Corona sia un pochino più nuovo e quindi la trasferiscono in rianimazione qua da noi. Quindi arriva qua da noi accompagnata dal medico perché stava facendo le sacche di plasma durante il trasporto e le sacche di sangue, le posizionano un CVC in femorale, avvia subito il plasma exchange, al termine la fiala sottocute di capacizumab e poi trasfonde ancora due sacche che le erano avanzate di sangue.
Il giorno dopo ripete gli esami, quindi vediamo che le piastrine sono ancora basse, 16.000, l'emoglobina un pochino salita dopo la trasfusione, l'LDH rimane elevato ma comunque in discesa, pertanto proseguono con la solita plasma exchange e al termine la fiala di Caplivi. Vediamo che con il quarto giorno, diciamo, le piastrine cominciano ad avere una lieve risalita, l'emoglobina è sempre lì al limite, l'LDH stavolta scende in maniera importante. Nel frattempo fa l'altra seduta di plasma exchange, giunge il referto dal San Martino con un ADAMS 13 inferiore a 0,2. Stavolta, memory della formazione del trombo dall'altra signora, le cambiano il CVC, rimuovono il CVC femorale, glielo mettono in giugulare e viene trasferita presso il nostro reparto di medicina interna. Qui prosegue gli esami di controllo, vediamo che le piastrine continuano a salire, siamo sulle 75.000, l'emoglobina con le sacche, diciamo, la teniamo, la coagulazione è in ordine, l'aptoglobina stava anche qua, comincia a diventare dosabile, anche se al limite basso, 0,4, e l'LDH continua a scendere, quindi esegue di nuovo la quarta seduta. E nei giorni successivi vediamo come le piastrine, anche l'LDH piano piano, piastrine si alzano e tornano in range, e l'LDH comincia ad abbassarsi in maniera importante e l'aptoglobina si mantiene sempre sugli 0,04, fa nei giorni successivi due sedute. L'ottavo giorno le piastrine sono sempre bene in range. Esegue l'ultima, settima e ultima seduta di plasma exchange. Durante questa procedura anche lei ha una comparsa di un rash cutaneo al volto al tronco che trattano durante la plasma exchange con solumedrol 500 mg e una fiala di Trimethon. Nel frattempo ci arrivano anche il titolo anticorpale anti-ADAMS 13 che è estremamente, estremamente elevato. Nono e decimo, diciamo, i giorni seguenti, sospesa, diciamo, la plasma exchange, prosegue la terapia col Caplivi, una fiala sottocute e lo steroide 1 mg pro chilo. Gli esami si mantengono stabili, pertanto le rimuoviamo il CQC da dialisi e la dimettiamo con un appoggio al nostro DIH ematologico. La terapia e la dimissione, diciamo, che è la sua, con in aggiunta, come abbiamo visto prima, la protezione per lo stomaco, lo steroide, stavolta 75 mg perché la signora era un pochino più corpulenta, la sua fiala di Caplivi e il Lasix per questi edemi, che poi tanto la nostra collega poi del DIH l'avrebbe poi tolto a seconda di come andava. Niente, adesso passo la parola al dottor Garrone che ci spiegherà un pochino meglio su quello che abbiamo fatto, se abbiamo fatto bene, ci spiegherà un pochino tutto sulla TTP. Allora, sì, buongiorno a tutti. Come abbiamo capito parleremo di proprio la trombotica trombocitopenica, quindi qui c'è un elenco di quello che diremo, cioè cos'è, come si per la patogenesi, la clinica, l'attualità in fatto di gestione diagnostico-terapeutica e eventuali prospettive future. Quindi la trombatica trombocitopenica è una rara microangiopatia trombotica rapidamente fatale se non riconosciuta e trattata per tempo. Dal punto di vista patogenetico, lo sappiamo, è dovuta a una carenza della proteina di clivaggio del fattore di von Willebrand chiamata ADAMS 13. Cosa succede? Normalmente il fattore di von Willebrand, che è secreto dall'endotelio, dalle piastrine, si presenta in circolo in multimori ultralunghi che vengono tagliati dalla ADAMS 13 per regolamentare l'adesività piastrinica e quindi evitare la formazione di microtrombi che invece vanno a formarsi in assenza o in carenza di ADAMS 13, perché i multimori ultralunghi di von Willebrand aumentano i siti di legame di adesione con le piastrine e si formano i microtrombi che causano la sintomatologia. Esistono due forme di propria trombotica trombocitopenica, quella immunomediata, è comunque raro, con un'incidenza di circa 3 casi per milione per anno. Esiste una certa predisposizione genetica per questi, ad esempio, all'Eliac LA, un'età mediana diagnosi è di 41 anni e prevalente nel sesso femminile. Una forma ancora più rara è quella congenita, dovuta a mutazioni del gene della sintesi dell'ADAMS 13, di cui però non parleremo in questa sede.
L'ADAM13 che cos'è appunto? Abbiamo detto è una proteina di clivaggio che questa è la struttura, la sua struttura che possiamo trovare in circolo in forma chiusa e in forma aperta. Lo shear stress, diciamo, permette l'esposizione dei siti di interazione del von Willebrand con i vari domini attivi della molecola, permettendo tutta l'adesione e la formazione dei siti d'attacco e di clivaggio dell'ADAMS sul von Willebrand. Nella forma autoimmune, appunto, abbiamo la formazione di autoanticorpi a prevalenza IgG4, in minor misura IgG1, IgM e IgA, questi ultimi associati a una prognosi peggiore. Questi anticorpi hanno varie funzioni, si riconoscono anticorpi inibitori l'attività, sono stati riconosciuti anticorpi che invece favoriscono la clearance dal circolo dell'ADAMS13 e alcuni anticorpi di più recente scoperta che inducono invece l'apertura dell'ADAMS13. Vedremo in seguito quale significato possono avere. Dal punto di vista clinico abbiamo detto appunto, abbiamo visto anche dai nostri casi che è una malattia che esordisce prevalentemente acutamente ed è caratterizzata poi da recidive frequenti, imprevedibili e sequele eventuali croniche. Esiste quindi un'interazione di vari fattori che possono determinare la crisi acuta, quindi abbiamo un fondo di predisposizione genetica data ad esempio appunto dagli alleli HLA predisponenti che favoriscono una favorevole risposta autoimmune in corso di un stimolo trigger che determini un aumento dell'esposizione del fattore di von Willebrand, quindi risposte infezioni, risposte infiammatorie o anche la gravidanza che sappiamo essere un importante fattore di rischio. La sintomatologia probabilmente è acuta, una minoranza può presentare sintomatologia aspecifica, astenia, vertigini, dolori addominali, nausea, eccetera. La classica pentade è un po' più, si vedeva più in passato, adesso è un po' più rara. Classica è l'anemia emolitica, trombocitopenia, febbre, alterazioni neurologiche, alterazioni renali. Quindi la triade, diciamo invece, più tipica è quella proprio dell'anemia emolitica microangiopatica con segni di emolisi e schistocici in circolo, maggiori dell'1% il cutoff riconosciuto come diagnostico, una trombocitopenia non immune e ischemia d'organo dovuta appunto ai microtrombi a livello del microcircolo. Gli organi bersaglio sono prevalentemente, come sappiamo dall'esperienza, il sistema nervoso centrale con una variabilità di presentazione dal lievi attacchi ischemici transitori alla confusione mentale sino al coma addirittura, gastroenterico, quindi dolori addominali, nausea e vomito, l'apparato cardiovascolare, anche lì molto variabile, dall'angina all'infarto fino allo shock cardiogeno, il rene con un'insufficienza renale, solitamente non grave, diciamo le manifestazioni di insufficienza renale grave solitamente sono da attribuirsi a forme alternative, come la sindrome renico-emolitica, da ascicatoxino o da complemento. Parliamo un po' invece, passiamo alla terapia, quindi entriamo un po' nel vivo della cosa, facendo una minima storia sull'evoluzione della terapia. Fino alla fine degli anni 60 la terapia si basava sul steroide e sulla splenectomia, forse diciamo basandosi un po' sull'esperienza nella trombocitopenia immune, ma ancora in quegli anni la mortalità era elevatissima e spesso la diagnosi era autoptica. Diciamo il cambiamento radicale si è avuto quando a fine anni 70 si è vista l'efficacia delle infusioni di plasma e ancora di più col studio randomizzato pubblicato sul New England nel 91, dove il confronto tra plasma, infusione di plasma e plasma exchange ha dimostrato la netta superiorità statisticamente significativa in fatto di miglioramento della mortalità del plasma exchange, portando una mortalità che prima era attorno al 60% quando si facevano le infusioni di plasma, sino a un 10-20% col plasma exchange.
Ad oggi abbiamo adesso invece dal 2016 questo nuovo armamentario, cioè il Caplacizumab, che si può definire la vera e propria target therapy. Che cos'è? È un nanobody, cioè praticamente un anticorpo monoclonale costituito dalla sola catena, porzione variabile della singola catena pesante dell'immunoglobulina derivata dai cammelli, che ha come suo, target il dominio A1 sul fattore di von Willebrand. Il dominio A1 è quello che interagisce con la glicoproteina B1 delle piastrine, determinandone l'adesione. In pratica, quindi, il Caplacizumab ha la capacità di evitare la formazione dei microtombi e di eliminare quelli già presenti. L'utilizzo del Caplacizumab in clinica e l'approvazione dalle autorità regolatorie è derivata da due studi randomizzati di fase 2 e fase 3, il Titan e l'Hercules, i quali hanno permesso di evidenziare che Caplacizumab confrontato col placebo, associato alla terapia standard, steroide e plasmaferesi, una riduzione della mortalità, una più rapida normalizzazione della conta piastrina, quindi anche risparmio di plasma, riduzione delle giornate di degenza sia ordinaria che in IQ, e una riduzione delle riesacerbazioni. Da notare che in una percentuale di pazienti si è visto che una sospensione del Caplacizumab precoce determinava un relapse a 20-30 giorni dopo la sospensione del Caplacizumab. Essendo una malattia rara, anche se qua al NICRI ne abbiamo viste due in pochissimo tempo, la necessità di una guida è importante. E dal 2021, quando sono state pubblicate le linee guida della SIE, abbiamo questa guida. Per cui, secondo le linee guida, lo standard of care attuale è costituito da PEX, cortisone e Caplacizumab, anche se dobbiamo dire che l'utilizzo del Caplacizumab è condizionato, e vedremo perché. Ci presenta una linea guida questa flowchart diagnostica e terapeutica, flowchart decisionale, con un iniziale workup diagnostico di diagnosi differenziale delle microangiopatie trombotiche primitive e secondarie, con l'esecuzione di esami che abbiamo già visto aver fatto nei nostri pazienti, con mandatorio appunto il prelievo di Adams 13 per il dosaggio dell'attività e la titolazione degli anticorpi, e l'utilizzo del plasmic score, che è uno score validato che è capace di predire la probabilità di un'attività Adams 13 inferiore al 10%, con un alto valore predittivo negativo e un valore predittivo positivo un po' più basso, ma sempre valido. Quindi viene assegnato un punto ad ogni voce che vediamo, quindi una conta piastrinica inferiore a 30.000, segni di emolisi, assenza di tumore, assenza di storia di trapianto, un MCV normale, una coagulazione normale e una creatinina non troppo alterata. Vediamo a fianco alle varie voci, ho messo quelle che le discriminanti che ci possono portare a una diagnosi alternativa in caso di assenza di una di queste voci. Quindi la presenza di tumore verso una diagnosi di microangiopatia troponica paranoplastica, un trapianto, post-trapianto, il volume corpuscolare, come abbiamo visto nel nostro primo caso, una macrocitosi, quindi da carenza di B12, un'alterazione della coagulazione, ad esempio in corso di DIC, o un'alterazione significativa della creatinina, come ho detto già prima, sindrome uremica emolitica. Qui non entro nel dettaglio perché mi sembra esagerato. Comunque abbiamo l'elenco delle microangiopatie trombotiche primitive e secondarie a malattie sistemiche. Per cui, come ci guida la flowchart che ci presentano le linee guida SIE? Allora, intanto, quando abbiamo una diagnosi di microangiopatia trombotica, siamo autorizzati a iniziare comunque con plasma exchange e terapia steroidea, ancora a maggior ragione con un plasma score elevato, quindi maggiore di 5. Nel frattempo, prima di qualsiasi procedura o terapia, siamo tenuti a inviare
il dosaggio dell'ADAMS 13 e la ricerca degli anticorpi, preferibilmente questo dosaggio dovrebbe arrivare entro 72 ore dal prelievo. Questo perché? Vediamo dopo perché. Intanto noi cominciamo con le nostre terapie standard, quindi le plasma exchange con uno scambio di un mezzo di volume plasmatico, proseguite quotidianamente fino a una normalizzazione della conta piastinica dell'LDH almeno 2 determinazioni consecutive. Assieme al cortisone, in cui le linee guida ci suggeriscono nei casi severi, ad esempio pazienti in ICU, iniziare in 3 giorni con un metilprednisolone ad alte dosi, passando poi al prednisone 1 mg per chilo e mantenendo il dosaggio pieno in associazione alle PEX o anche dopo la sospensione delle PEX fino all'ottenimento di un dosaggio della DAMS 13 maggiore del 20% e poi sospeso con un tapering entro le 3 settimane. Allora, abbiamo detto gli ADAM 13, il dosaggio dell'ADAM 13 entro le 72 ore. Questo perché? Perché è quello che ci discrimina sul avvio anche del clapacizumab, perché siamo autorizzati a utilizzare il clapacizumab in caso di diagnosi presuntiva di troppa trombocitopenica, quindi con un plasma score maggiore di 5, in attesa di un risultato di ADAM 13 che sappiamo deve arrivarci entro 72 ore. Invece l'utilizzo del clapacizumab deve essere procrastinato in caso di un plasma score inferiore a 5. Come abbiamo visto nel nostro primo caso, infatti, se andassimo a vedere il plasma score della prima paziente era 3 e quindi effettivamente non saremmo stati autorizzati a utilizzare a partire col clapacizumab. Ma invece potevamo essere autorizzati, visto i dati di laboratorio e clinici, a partire quantomeno con plasma exchange e cortisone, non avremmo fatto male, anche se poi non era la diagnosi quella giusta. Quindi, partendo col clapacizumab, abbiamo visto che si fa la prima infusione EV prima della prima plasma exchange, poi proseguito dopo ogni plasma exchange quotidianamente fino a almeno 30 giorni dopo l'ultima PEX, monitorando settimanalmente la DAMS 13 e sospendendo il farmaco dopo almeno 2 determinazioni consecutive di un valore di ADAMS 13 maggiore del 20%. Okay. Nelle fasi acute dobbiamo però gestire anche le complicanze e c'è una terapia di supporto da gestire. Allora, le trasfusioni piastiniche sono generalmente non indicate, non raccomandate, anzi controindicate perché getteremo benzina sul fuoco, ma valutando caso per caso potrebbe essere utile in caso di appunto manovre invasive con piastrine sotto le 5.000 o emorragie massive, tipo ad esempio il CVC, posizionamento del CVC. La profilassi antitrombotica è anche quella una cosa importante da inserire, raccomandata da inserire appena le piastrine superano le 50.000. Che probabilmente non abbiamo fatto nella paziente che poi ha sviluppato la trombosi da catetere da dialisi, chissà che invece se l'avessimo inserita non l'avremmo sviluppato, no, se non lo sapevo, questione di poi. Poi le linee guida ci portano anche a gestire le fasi successive, quindi eventuali recidive cliniche in cui siamo autorizzati a inserire insieme al plasma exchange, a riprendere plasma exchange e corticosteroidi, il rituximab, quindi l'anticorpo monoclonale anti-CD20, al dosaggio di 375 mg nel metro quadro una volta alla settimana per 4 settimane. L'utilizzo del rituximab in caso di recidiva è autorizzato anche quando abbiamo una recidiva non clinica ma anche subclinica, cioè quando abbiamo un andamento clinico, quindi di piastrine, LDH normali, ma monitorando il nostro ADAMS 13 vediamo che inizia a ridiscendere dopo essere salito sopra la sua attività del 20-30%. Anche in quel caso, in assenza anche di sintomatologia di recidiva o di clinica o di esami di laboratorio di recidiva, noi siamo autorizzati a utilizzare rituximab per prevenire una ricaduta clinica. Esistono poi i pazienti refrattari
come la, la seconda paziente che abbiamo, la terza paziente in verità, che abbiamo visto ha dovuto iniziare il rituximab e abbiamo visto che ha iniziato a salire ma senza raggiungere ancora il valore del 20% dopo la terza o quarta infusione di rituximab. Quindi eravamo già pronti eventualmente a proporre una terapia immunosoppressiva alternativa tra quelle che vediamo più esposte, escluderei la splenectomia, direi, e l'eculizumab, che invece è una cosa, è un farmaco off label e comunque futuribile forse, chissà. Quindi vincristina, ciclosporina, ciclofosfamide, azatioprina, senza entrare nei dettagli. Allora, alcune cose diciamo sul futuro più prossimo o più remoto. Dal punto di vista appunto della gestione diagnostica delle recidive, abbiamo parlato prima della conformazione aperta dell'ADAMS 13, che diversi studi iniziano a evidenziarlo come biomarker di una ricaduta precoce, perché si è visto che questa conformazione aperta dell'ADAM 13 è proprio una conformazione che favorisce l'esposizione dei siti attivi ad altri anticorpi, per cui dà uno stimolo alla riproduzione di anticorpi e la sua comparsa in circolo è precoce rispetto alla caduta dell'attività dell'ADAM 13. Quindi se successivi studi valideranno questo tipo di biomarker, potrebbe essere un'arma per anticipare ulteriormente una diagnosi di recidiva subclinica. Dal punto di vista invece terapeutico, diciamo nel futuro più prossimo potremmo avere, come alcuni studi ci hanno fatto vedere, utilizzare rituximab a dosaggio basso, dove a pari efficacia potremmo avere sicuramente riduzione dei costi e riduzione di eventuali effetti collaterali. Altre possibilità più futuribili, più remote forse, l'utilizzo dell'ADAM 13 ricombinante che è stato studiato soprattutto nelle forme di TTP congenita, ma si è visto che anche in alcuni studi, case report o comunque studi molto piccoli, riesce a superare, se dato ad alto dosaggio, l'attività inibitoria degli anticorpi, degli autoanticorpi. Un altro farmaco che è consolidato nella terapia del mieloma, che ha un'attività contro le plasmacellule, è un inibitore del proteasoma, è il bortezomib, e anche qui alcuni studi hanno evidenziato come la sua attività inibitoria sulle plasmacellule potrebbe bloccare un'eventuale attività residua di produzione di autoanticorpi da parte di queste cellule, anche se in assenza di una produzione da parte dei CD20 più bloccati dall'eventuale precedente rituximab. Un altro farmaco, un po' così a sorpresa, alcuni studi hanno evidenziato un'attività dell'N-acetilcisteina, cioè del banale mucolitico, perché si è visto, prima su studi di laboratorio, avere un'attività di rottura sui punti di solfuro del fattore di von Willebrand e quindi permettere una frammentazione dei multimeri e quindi ridurre la possibilità di produrre microtrombi. L'eculizumab, visto prima, è un altro farmaco che è futuribile, che è un farmaco che è consolidato nella terapia della PNH per un anti-C5, quindi attivo sul complemento, perché è stato visto che nelle fasi acute della polpa trombotica trombocitopenica vi è un'aumentata attività del complemento con aumento del C3A e C5A, per cui questo farmaco potrebbe effettivamente avere un ruolo. Diciamo che questi farmaci sono tutti farmaci che andranno studiati in associazione sempre alla terapia standard, quindi plasma exchange e corticosteroidi. Concludiamo, volevo concludere sul carfilzomib, che negli Stati Uniti in alcuni sedi è stato messo in, diciamo, un po' al muro per uno scarso, secondo alcuni, scarso rapporto costo-beneficio. Ed è per questo appunto che l'importanza di avere linee guida che ci dicano come, quando e perché utilizzarlo. Perché avendo ad esempio tempi di refrattazione troppo lunghi e una non certezza quindi di una diagnosi di trombotica trombocitopenica, potremmo andare avanti magari per 7-10 giorni a spendere soldi per carfilzomib, poi ci arriva l'ADAM 13
ed è normale. Però è importante saperlo usare, perché il clapacidomide abbiamo visto che permette di bloccare la riformazione di microtrombi a livello del micro, di trombi a livello del microcircolo, per cui anche le sequele a lungo termine di cui possono soffrire i pazienti che sopravvivono alle fasi acute, che ormai sono diventate la maggioranza fortunatamente, possono soffrire. E qui direi che ho chiuso. Allora, soltanto due parole. Che fine hanno fatto i nostri pazienti? Beh, la signora Enza al primo caso sta benissimo, perché ovviamente aveva solo un deficit di B12, aveva una gastrite atrofica e ha fatto poi, è in attesa di un intervento di colecistectomia. La seconda signora giovane, ha proseguito la sua terapia col tapering dello steroide ed ha rapidamente risposto. La DAMS 13 è salito rapidamente, le piastrine si sono mantenute sempre in range, le DH normale, quindi ha terminato un mese di terapia. Resta in follow up anche perché persiste questa positività di autoanticorpi, in cui al momento non c'è una diagnosi, un'etichetta clinica, però continuiamo a seguirla e monitorarla per un'eventuale anche connettivopatia associata. La seconda signora invece è stato un caso più pesante, come aveva già anticipato anche il dottor Garrone, perché pur avendo risposto clinicamente, cioè emoglobina, piastrina e DH in range, ha continuato ad avere un dosaggio di ADAMS 13 estremamente ridotto, 0%, nel frattempo si è fatto anche un COVID, dopo 15 giorni ancora 0%, dopo un mese 0% di ADAMS 13, e quindi ha fatto il rituximab, e solo la quarta somministrazione di rituximab ha cominciato a salire l'ADAMS 13, siamo riusciti ad andare oltre quel 20-30%, per cui è tuttora in stretto follow-up, insomma, il nostro day hospital, anche per escludere possibili ulteriori recidive. E con questo chiudiamo il caso clinico. Grazie. Molto bello, complimenti anche per la presentazione delle linee guida, che sicuramente è interessante condividere, anche perché queste linee guida cambiano forse un pochettino anche il modo con cui noi dobbiamo approcciarci alla malattia, danno molta importanza a questo plasma score. Sopra 5, anche se il problema, come hai fatto ben vedere, è soltanto economico, ci sembra di aver capito, cioè in realtà non è che fai un danno ad utilizzare precocemente il capacizumab, non è pericoloso usare il capacizumab. No, non è successo nulla alla nostra paziente, e in teoria ovviamente aveva 3 di plasmid score, ma visto che la clinica era molto importante, insomma, c'era avuto paura che potesse essere un caso a rapida evoluzione, quindi si è deciso. Si fa ragionare sulla diagnosi differenziale, perché la macrocitosi effettivamente questa donna ce l'aveva. Mi sembra di ricordare anche i globuli bianchi bassi. Sì. Aveva 5.000 bianchi con una sepsi in corso, quindi effettivamente basta. Ovviamente era proprio la carenza di B12, devo dire. Poi devo dirti anche che quell'errore lì noi non l'avremmo mai fatto, perché il capacizumab non ce l'abbiamo in tasca e così facilmente recuperabile come voi, per cui vi faccio... Ma no, la seconda paziente non ha fatto la fiale endovenosa, la prima, perché non c'era capacizumab, quindi ha fatto prima la feresi e poi ha iniziato il sottocute, perché anche noi non è che l'abbiamo così. La farmacia, appena diciamo capacizumab, salta su. Anche la seconda paziente ha fatto più di un mese, ha fatto quasi 2 mesi di capacizumab, quindi la farmacia ogni volta che lo richiedevamo ci cominciava a storcere il naso per i costi, però la risposta era quella. Certo, d'altra parte le linee guida sono abbastanza chiare. Devo dirti che io ho sempre immaginato la polpa trombotica trombocitopenica una malattia un po' meno grave della SEU, e la cosa strana è come questa malattia non dia un danno renale, pur essendo una malattia trombotica in vari organi, può colpire ovunque, ma il rene spesso è salvato. E questo dal punto di vista, sì, come dire, della prognosi, ha un suo significato. Però avete fatto molto bene come alcune di queste malattie invece hanno un andamento anche difficile da risolvere dal punto di vista terapeutico, per cui diventano delle sfide, anche se abbiamo il monoclonale, anche se abbiamo dei farmaci molto efficaci, alla fine i problemi poi ci possono essere a distanza. Beh, direi che siete stati molto chiari anche sull'importanza dell'ADAMS 13 dal punto di vista del monitoraggio della malattia. Questo le linee guida dicono che l'ADAMS 13 deve andare sopra il 20
1% per dire che siamo in una zona di tranquillità, se no bisogna essere più aggressivi. Per cui io non so, non vedo domande, andrò a rileggermi le linee guida per quanto mi riguarda. Grazie perché ci avete fatto ragionare molto su questi tre casi che erano molto diversi tra di loro, in gran parte diversi, e nello stesso tempo hanno ben definito la malattia, anche in una diagnosi differenziale, il primo in cui la malattia non c'era. E per cui complimenti, veramente. Grazie. Grazie. Ci sarebbe anche che parlasse dei sintomi neurologici, perché stranamente erano piuttosto scarsi nei vostri tre pazienti, mi sembra. Allora, in realtà la signora giovane aveva fatto un accesso una settimana prima in pronto soccorso per un disturbo transitorio neurologico, perché lei aveva avuto proprio una deviazione della rima e una disartria. Regredita praticamente quando era in pronto e l'attacco negativa, il neurologo l'ha liquidata come un attacco di panico, però poteva essere già un sintomo del neurologico. Non ha fatto un emocromo in quell'occasione, quindi non sappiamo se c'era già una piastrenopenia, c'era già, insomma, probabilmente sì, perché insomma ci può stare. La seconda paziente aveva più grave aveva turbe della deambulazione. E quindi aveva dei sintomi neurologici. Ha sempre fatto le TAC cranio a secco, negative, però aveva dei disturbi, cefalea e turbe della deambulazione. Beh, insomma, c'erano. Va bene, grazie. Allora, grazie a voi. Grazie. Grazie ai colleghi di Pietra Ligure, è stato interessantissimo. Andiamo avanti. Il prossimo caso clinico credo che sia, se non la settimana prossima, fra due settimane. Arrivederci a tutti quanti e grazie ancora. Arrivederci.